Daniele, un buon primo tempo, forse nel finale siete un po' calati. Cosa vi serve in questo secondo tempo per cercare di vincere questa partita? Dobbiamo essere più concentrati in difesa, stiamo giocando bene, possiamo anche farcela, vediamo. Bocca al lupo. Grazie, ciao. Buongiorno, siamo qui nel post partita, ha visto affrontarsi River Plate contro il Giardino di Francesca. La partita è finita 8-6 per il River Plate. Abbiamo qui i due migliori in campo, Bifolchetto e Luise. Andiamo dalla squadra che purtroppo ci ha sconfitta. Luise, un buon primo tempo, ottimo inizio del secondo tempo, si è andati 3 gol in vantaggio, poi misteriosamente la partita si è messa a vostro svantaggio, avete perso di 2 gol. No, è stata una partita bella, equilibrata, loro giocano bene, corrono. Abbiamo lottato fino alla fine, poi loro hanno avuto quei 5-6 minuti in più rispetto a noi. Noi ci siamo sbilanciati a cercare un gol che non ci serviva, perché stavamo in vantaggio di 2-0, ci siamo sbilanciati per ben due volte ci hanno recuperato, hanno pareggiato. Poi noi buttati lì davanti per cercare di vincere la partita, però l'abbiamo persa. Vuoi salutare qualcuno a casa? No, a casa ce ne sono. Saluta tuo fratello. saluta tuo fratello. Ciao, bello. Bifolchetto, complimenti innanzitutto per i 5 gol venuti nel secondo tempo, quindi vuol dire che di buona fattura, è tutta opera tua, insomma. Complimenti alla squadra in generale, perché anche sotto di 3 reti non hanno perso la concentrazione e soprattutto non hanno perso la voglia di vincere. Sì, infatti. Che dire, cosa potete migliorare per le prossime partite e cosa vi serve per evitare, diciamo, di andare in svantaggio e prendere tanti gol? Sì, come abbiamo fatto all'inizio, siamo andati in svantaggio perché comunque mancava un po' di copertura dietro. Siamo stati molto in avanti, quindi siamo andati molto in difficoltà. Poi dopo, man mano, siamo andati in vantaggio perché grazie alle nostre doti siamo andati molto bene, e quindi ringrazio la mia squadra che abbiamo fatto molto bene e niente, speriamo che va bene fino alla fine così. A chi vedete che alla mia squadra che siamo stati molto bravi a recuperare un'ottima partita. Complimenti per questi 3 punti, bocca al lupo. Grazie, ciao ragazzi.